La relazione di Carlo ha già affrontato moltissimi. Alla più forte. La relazione di Carlo ha già affrontato moltissimi dei temi che poi sono costruiti per arrivare al ragionamento sul partito che ha bozzato nella parte di relazione, nella seconda parte della relazione. Quindi va in termini proprio di etichette, riassumendo, le sinistre non sono più in relazione con le casse subalterne. Questa cosa viene da lontano, viene da molto lontano, da lontanissimo, però diciamo dalla parte più vicina a noi viene almeno dal modo in cui si è definita la crisi degli anni 70-80, la prima fase, e quindi il modo in cui abbiamo reagito alla crescita del benessere che ha spento da una parte la combattività dei centri subalterni, dall'altra parte ha attivato la reazione difensiva dei centri dominanti. Il modo in cui avevo reagito alle tecnologie informatiche, giustamente Carlo parla di, ha detto carattere demonico della tecnica. In effetti la tecnica non è sconnessa dalla società che la esprime. La tecnica è generata dalla società che la esprime, è generata sulla base di meccanismi di base, cioè la tecnica è richiesta dalla valorizzazione, si sviluppano ricerche in direzione di ciò che si può valorizzare, e si sviluppano ricerche in direzione di quello che diciamo è conforme ai rapporti sociali che istituiscono la valorizzazione, quindi non si cerca in alcune direzioni, non si cerca in altre. Quello che è successo e lo sviluppo della tecnica a partire dagli anni 70 è che sono state portate avanti tutte le tecnologie labor saving, tutte le tecnologie che indebolivano i rapporti di forza capitale-lavoro, che ricostituivano la forza del capitale sul lavoro. Tutta la famiglia di tecnologie informatiche ha lavorato in questa direzione, sia a incrementare l'automazione, per la parte che incrementa l'automazione, attenzione, noi pensiamo sempre all'automazione industriale, ma l'automazione che conta di più è l'altra, l'automazione nel settore dei servizi, che era il settore che aveva si espanso enormemente, diciamo, nel corso degli anni 70, ha continuato ad espandersi, è stato frammentato e disgregato. E poi l'organizzazione a rete delle imprese produttive, che è un prodotto combinato di tecnologia e finanza, della libertà di movimento dei capitali e della capacità, diciamo così, delle tecnologie di consentirmi di lavorare in remoto, in modo ricercato, a rete, eccetera. Tutto il management degli anni 90, fino agli 80 e 90, lavora su questo concetto di esternalizzare, di organizzare a rete e così via. Spezzando la forza dei corpi intermedi delle classi lavoratrici. Le classi lavorative attraversano spezzare la forza dei corpi intermedici e poi la potenza dei media generalisti che diciamo dominano la scena politica. E questo è il contesto nel quale si è emersa l'egemonia neoliberale, che era lungamente costruita dal punto di vista ideologico, però in quel momento diventa attuale. Cioè l'egemonia neoliberale è una roba che viene costruita a partire dagli anni 30. Da piccoli cenacoli, gruppi che si uniscono, potentemente finanziati, potentemente, è anch'essa una tecnologia, quindi è potentemente spinta, diciamo così, però poi diventa dominante nel momento in cui va in crisi l'altro paradigma ed è pronto un paradigma sostitutivo. Questo Milton Friedman lo scrive con una chiarezza assoluta nell'introduzione di uno dei suoi libri. In questo ambiente quello che succede ai partiti è che tutti i partiti in qualche modo si secolarizzano, cioè si laicizzano, mettono da parte la religione civile che li animava dall'interno, li spingeva dall'interno, e diventano interclassisti. Si afferma la teoria, anche questa costruita appositamente, che la competizione politica è verso il centro, e poi sarà Blair e così via, però insomma è una roba che funziona in modo trasversale. Secondo passo su cui volevo spendere una parola è quando avviene il crollo del socialismo negli anni 90. In questo momento, dato che stiamo provando a leggere questa cosa dal punto di vista del partito, si afferma il partito piattaforma. I fattori del partito piattaforma
sono una sempre che lo spingono sono la sempre pronunciata disgregazione sociale, la cetomedizzazione, che è vero, negli anni 90, se uno lo va a vedere, inizia a essere evocata. La cetomedizzazione è in qualche senso un dispositivo artificiale costruito politicamente. Il capitalismo di suo non la determina, è costruito dalla reazione della società, quello che diciamo, secondo quel bellissimo libro di Polanyi è chiamata la reazione, no? Della società verso l'economia orizzontale. Quindi e l'individualismo post-materialista, che molti sociologi dell'epoca identificano come lo spirito del tempo. Questo modello è centrato sulla comunicazione di massa, è disintermediato e snello, è sganciato da una vera base di massa e con una base sociale che progressivamente diventa sempre più esile. Ciò che lo rende possibile e vincente sono la flessibilizzazione e lo svuotamento del controllo sulla propria posizione sociale da parte delle vecchie classi medie novecentesche, processo che si avvia in tutti gli anni 90 e che adesso è una delle molle che spingono questo sorgere, diciamo, di reazione, come Carlo prima esprimeva, che però negli anni 90 è nascosto in qualche modo dall'aumento delle rendite finanziarie e quindi è compensato e da una serie di appunto meccanismi di trascinamento che si dispiegano lentamente e da quello che Schreck, il suo famoso bel libro, parla del contrario tempo del capitalismo. Durante tutto questo periodo la figura sociale centrale però si sposta dal produttore al consumatore, inavvertitamente, questo è sempre più evidente. Dal declino, seconda cosa che lo rende vincente sono il declino dei corpi intermedi politici e la loro crisi di legittimazione, il fatto che dai sindacati in poi vengono tutti delegittimati sistematicamente, per noi tutti sono delegittimati sistematicamente in quegli anni, e più che meno, e la crescita dei movimenti a singola scelta, movimenti reattivi e senza una visione di insieme sociale, cioè proprio che non si propongono quella di avere una visione di insieme sociale. Sono tutti movimenti staccati che reagiscono all'input diretto e immediato, non si fanno carico del collettivo. Che cosa è interessante in questo fatto che sono una singola scelta? Che ognuno di questi non si fa carico del collettivo. È una, in qualche senso, l'ho detto in modo un po' brutale, una reazione edonista e individualista o microcomunitaria alla sfida della flessibilizzazione, cioè al fatto che ognuno si sente aggredito da questi processi che non riesce neanche a vedere perché non ha più le chiavi interpretative per vedere e che però lo spiazzano, diciamo così, e reagisce alla prima cosa che gli viene contro. La crescita del clima antipolitico, in questo contesto c'è la crescita del clima antipolitico, si comincia a vedere, ma sta in tutte, Rosenwaldon, Roach, eccetera, tutte le analisi, e della democrazia della sorveglianza. La sorveglianza è questo atteggiamento del radicalismo di essere all'esterno, non occuparsi del potere, non porsi il problema di fare un nuovo sistema, un altro mondo, ma criticare, sorvegliando, come la figura dell'occhiuto sorvegliante, il potere che cosa fa. Questa cosa è letteralmente ubiqua, tutti i partiti di piattaforma in un modo o nell'altro la interpretano. Negli anni 90 si afferma anche un modello di governance multilivello, non è un caso, radicalmente antidemocratico, e viene implementato il modello dello Stato regolatore, il cui principale esito, direi, nel mondo è l'Unione Europea di Maastricht, su cui Thomas poi ci dirà, quindi lo dico niente. Il terzo passo è quello che succede dagli anni 2000. Dagli anni 2000 c'è una fortissima accelerazione, tutte queste cose continuano ad essere presenti, ma tutte queste cose accelerando si tirano all'estremo in qualche modo, vanno oltre il loro punto di rottura, infatti adesso li stanno tutte sfilacciando. Questo assetto giunge al compimento e al limite delle sue possibilità insieme all'estensione della mondializzazione che accelera dall'inizio del 2000, cioè se vogliamo mettere una data simbolica è l'adesione della Cina al WTO. Però insomma sono tutta una serie di il WTO che fa accelerare tutta questa serie di processi e il motivo per cui accelerano è un ulteriore scatenamento degli spiriti animali del
del capitalismo e della finanza, credo, e della finanza e del sistema delle multinazionali. C'è un, credo, un libro di Croce, non ricordo, e che analizza il numero delle multinazionali che sono dal fine anni 90 all'inizio degli anni 10, che sono, si moltiplicano per 3, da circa 9.000 a circa 20.000. Il sistema di multinazionali è responsabile del 60% degli spostamenti di merci nel mondo, non tra multinazionali, ma dentro le multinazionali. Cioè lo spostamento di merci nel mondo è quasi tutto interaziendale. I fattori principali sono lo slittamento ulteriore della piattaforma tecnologica, che radicalizza, diciamo, le cose che erano partite con l'ICT, l'estensione dei processi di densificazione e diradamento proprio del capitalismo internazionalizzato, del modo di produzione finanziaria, quindi la riarticolazione funzionale tra aree dinamiche dominanti e aree svuotate e depresse. Questa cosa è importante perché poi ne tiriamo le conseguenze. Il raggiungimento dei limiti del processo di acquisto di tempo, quindi l'esplosione delle bolle, una dopo l'altra, cade una bolla, si costruisce con un'altra, ma è da ultimo, però ultimo, insomma, esplode quella del 2008, ma ce ne sono diverse altre in coltivazione. L'interconnessione acefala e incontrollabile delle informazioni, che svuota la credibilità e l'autorevolezza dei ceti tecnici e intellettuali, oltre che dei media generalisti, e quindi crea le condizioni, diciamo, di questa fase estremamente complessa di perdita di credibilità e fiducia in tutti. E durante questo periodo l'accelerazione brutale dei processi di flessibilizzazione del lavoro e di degrado crescente delle protezioni novecentesche, la perdita dei buoni lavori, la precarizzazione difensiva dei sistemi paese in reciproca competizione, che fa una specie di gara che precarizza di più, tentativo di essere competitivi nel quadro della globalizzazione accelerante. La deflazione importata e la crisi degli investimenti produttivi, che sono ovviamente fenomeni connessi, la carenza della domanda aggregata, che è uno degli esiti di tutto questo meccanismo, e l'inasprimento del clima antipolitico, che è storia lunga, però si viene sempre più forte in questo momento, e la crescita della domanda di protezione, che è ancora poco consapevole di sé, sta diventando sempre più consapevole. La struttura sociale si organizza secondo uno schema che va da chi è in grado di disporre delle fonti di potere grazie ai quali è in grado di determinare il proprio valore, cioè di fare il proprio prezzo, delle cose che vende, qualunque se siano, e chi, prestato dalla competizione e derivato delle fonti di potere individuali, è costretto ad accettare la determinazione di valore altrui. Sintetizzo questo concetto: fare o subire il prezzo. Questa metafora, diciamo, economica. E il secondo asse è un gradiente tra le aree centrali, nelle quali si addensano, si rafforzano, si valorizzano reciprocamente le risorse, e le aree periferiche, nelle quali di converso i fattori si diradano. Quindi si definisce classe subalterna su questa diagonale. Man mano che non sono in grado di fare il prezzo e sono periferico, sono catturato nella classe subalterna, diagonalmente in qualche modo. Tutto questo giunge, per estenuazione, al suo naturale esito col momento Minsky del 2007-2008, l'esplosione della bolla e il richiamo di capitale, tutto questo che è un momento Minsky. In questo momento maturano le rivolte popolari, essenzialmente promosse da ceti medi traditi dalle promesse di benessere, mossi centralmente dai lavoratori della conoscenza che si sentono sovraistruiti e sottoutilizzati. Su questo nei libri di Carlo ci sono questo punto utili, e che esprimono nel vuoto dei quadri di senso novecentesco, perché sono stati tutti persi, e quindi insieme ai corpi intermedi sono persi le strutture concettuali che consentivano di rendere visibile il meccanismo, diciamo, una particolare miscela di individualismo edonista frustrato, rancore cieco e spinta a una socializzazione destrutturata. Seguono quindi questi movimenti, Occupy, Indignados, molto ampi, confusi, anche belli da certi punti di vista, però insomma problematici, che generano una forma politica che si innesta sull'esperienza del primo populismo degli anni 90 e lo reinterpretano, generando una nuova versione, sia di destra che di sinistra, direttamente mutuata dai modelli del partito della sorveglianza,
del partito agile, leaderistico, aggregativo di istanze eterogenee. Sono tutti non partiti, come il Movimento 5 Stelle, da noi, Podemos, il Suisse, eccetera, progettati per raccogliere un consenso elettorale, che sono molto efficaci da questo punto di vista. Senza però porsi veramente il problema di tradurre le scienze operative concrete. Questa contraddizione è direttamente iscritta nel modo in cui sono costruiti e nelle forze che aggregano, cioè non è una contraddizione episodica che potrebbe non emergere, emerge sempre in un modo o nell'altro. L'idea che il discorso politico sia, scendendo a un livello, diciamo così, teorico, in qualche modo filosofico, è l'idea che il discorso politico sia autosufficiente, che si tratti di costruire su fagli di antagonismo esistenti aggregando forze eterogenee tramite discorsi emozionali. È un'idea potente, che però ha i suoi limiti, e i suoi limiti sono intrinseci alla sua potenza, in qualche modo. Che si possano rendere equivalenti posizioni sociali radicalmente differenti facendo di diverse soggettività un popolo unico costruito dal discorso. Ma chi cavalca la tigre della sorveglianza e procede aggregando emozioni, manovrando tatticamente, in modo rapido e spregiudicato, nelle condizioni dell'attuale, diciamo, modello di comunicazione sociale, nel quale ha una forza che sta diventando sempre più preminente l'incidenza del chiacchiericcio sui social e la perdita di credibilità dei sistemi di autorità, corre i suoi rischi. In altre parole, le inevitabili tensioni che si generano in strutture verticistiche senza strategia, tenute unite da obiettivi disparati, con soggettività narcisistiche che vengono messe in piazza in diretta, producono l'immediata revoca di fiducia per il sospetto di inautenticità nel momento in cui si dà una discrasia tra la parola e l'azione. Questa arena, che è così diversa da quella dalla quale emerge e si racconta l'ipotesi populista, cioè, ricordo, Forza Italia era prima Lega Nord, questi sono i modelli, diciamo, originali, determina, cioè, una crisi che sembra terminale della strategia tutta test e comunicazione proprio nel momento in cui si va a passare a produzione di potere, e cioè passa all'ambizione grande, diciamo, come diceva Gramsci, quella di prendere il potere e gestirlo, ma per fare cosa? Per cambiare, se no è un'ambizione piccola. Quando viene percepita come ambizione piccola, viene immediatamente percepita come inautentica nel contesto della tigre della sorveglianza. Quindi oggi, dopo le elezioni del 26 maggio, alcuni hanno pensato, sia prima che dopo le elezioni del 26 maggio, che in fondo la crisi populista fosse passata o stia passando, e che quindi stia tornando alla politica normale. Questa idea lavora con l'idea che siano i discorsi a costruire la realtà, ma invece noi pensiamo che sia un includimento, una crisi di crescita del populismo di sinistra che ha pagato proprio l'eccesso di modulazione tattica e l'immagine autentica che ne è conseguita. Le tensioni politiche che si scaricano nelle forze populiste, che si vedono attraverso le forze populiste, siano esse da destra o a sinistra, non sono affatto l'effetto dell'abile scelta di alcuni significanti. Sono proprio il contrario, perché la produzione delle idee e le rappresentazioni che riescono a dominare la scena pubblica la dominano perché sono intrecciate con le attività materiali nei quali i soggetti che si attivano politicamente sono impegnati. L'essere degli uomini è il processo reale della loro vita, scriveva, diciamo, Marx in uno dei primi scritti, incompleto come quasi tutti, fino a che la freccia del grafico che non avete visto ma che vi ho descritto, cioè questa, punta verso l'alto, diagonalmente verso l'alto, la crisi continuerà, sottrarrà energie e vita a gran parte delle soggettività storiche concrete, e la situazione politica non si stabilizzerà, anzi peggiorerà, salvo magari in momenti episodici. Allora, cosa serve per riconoscere tutto questo, per dire, cosa serve per riconoscere e superare la crisi? La nostra opinione è che bisogna capire
e si è chiamati a produrre e spostare la freccia, non ad aggregare narcisismi, cioè a produrre potere con una grande ambizione e non a produrre narcisismi che vanno dietro le piccole ambizioni. Bisogna scegliere, ed è una scelta difficile ma va fatta, tra l'aspirazione alla riconquista storico-politica dei centri popolari e subalterni, contendendo l'egemonia alla destra il campo largo, la destra si trova abbastanza bene di fare fintamente questa roba, o far questo, o rassegnarsi alla gestione della sconfitta, rassegnarsi a difendere le aree di consenso marginale, zone ZTL, che possono essere mobilitate alla fine solo su temi morali e solo facendo il discorso del politicamente corretto. Quindi, una volta che uno sceglie tra le due, e sceglie la prima, per questo abbiamo chiamato oltre la sinistra, bisogna, per spostare la freccia, bisogna reincorporare l'economico nel sociale e bisogna riprendere il controllo delle proprie vite, sapendo che siamo a un punto di biforcazione che è molto simile, poi le cose sono sempre diverse, la storia non si ripete mai, ma è molto simile, naturalmente, a quello descritto da Carpolani negli anni 40. Abbiamo l'estremizzazione e mutamento di una piattaforma tecnologica postmoderna delle sue strutture economiche e sociali, cioè il totalitarismo tirato all'estremo, la perdita di potenza dell'egemone imperiale e l'emergere dei sfidanti, perché il quadro geopolitico va tenuto presente, è uno dei motivi principali per cui sta succedendo tutto questo, e l'esaurimento dell'unificazione europea come rigerarchizzazione inconfessata. In questo momento succede una cosa caratteristica che era successa anche allora, e abbiamo una obsolescenza delle forme ideologiche e politiche alle quali siamo abituati, e abbiamo un processo di formazione di nuove, in qualche modo fondendole. Siamo cioè in condizioni storico-sociali simili a quelle che nell'arco di una quarantina di anni, tra il tramonto del cartismo e la seconda internazionale, ha visto, con un processo confusissimo e con tantissimi attori e grandissimi scontri, emergere il marxismo come paradigma. E diventare egemone su correnti che andavano da Mazzini fino agli anarchici, fino ai vari tipi di socialismi inglesi, francesi, eccetera, tedeschi. La nostra tesi è questa: noi dobbiamo ripetere quello sforzo culturale, ideologico ed organizzativo. Se non lo si fa tutte e tre, non serve a nulla, diciamo, in tutte e tre le cose. Ci serve due cose: una lotta spietata al settarismo e al purismo, cioè alla tentazione di reagire a una fase di dolorosa confusione che sentiamo tutti e tutta, con il rinserrarsi in identità sfidate. Nessuna identità ex ante è adeguata ormai, o è completamente adeguata. Tutte devono sentirsi sfidate a oltrepassarsi. E la decisione, la seconda cosa che ci serve, è una decisione. Non lo sapremo mai con certezza, ma questa è una cosa che va decisa. Cioè la decisione che la lunga ritirata è finita. La lunga ritirata cominciata nell'89. O meglio, che nell'89 è diventata visibile, ma era cominciata ben prima. È finita. È una fase nuova e servono strumenti nuovi. Dobbiamo cioè ripensare tutto. Per farlo dobbiamo spazzare via ogni forma di pensiero della sconfitta, che è proprio profondamente dentro di noi. Dobbiamo trovarlo e smontarlo un pezzettino alla volta. Ricominciare a pensare che si parte dagli uomini realmente operanti sulla base del processo reale della loro vita. Questo spiega anche lo sviluppo dei riflessi e degli echi ideologici. E cosa significa questo? Da cosa si parte? Si parte dall'idea che la forma di vita che si sta affermando, a causa di questa estremazione, di questo stiramento che ha iniziato a strappare tutto, riporta in primo piano un bisogno di collettivo e di umanità. Un bisogno che in realtà non è mai venuto meno, ma era sepolto sotto una folta di distrazioni di massa, potentissime, e sono ormai, e comincia a essere evidente sempre di più,
sempre più drammaticamente vuote a fronte di questa spinta destrutturante del conflitto imperialistico tra centri e i loro abitanti e la corona delle tante periferie interne ed esterne e i loro abitanti. Dobbiamo cioè abbandonare lo spirito della sconfitta, la sua cultura e tutte le tecniche della sua gestione. Tre tecniche in particolare: l'intersezionalismo, l'adattamento, cioè prendere vari conflitti a singola scelta e episodici reattivi e senza quadro e montarli semplicemente l'un con l'altro insieme e cercando in questo modo di raggiungere consenso, perché un po' di consenso si raggiunge in effetti. L'adattamento ai sentimenti e alla visione individuale dell'egoista, ai sentimenti reattivi che il loro tradimento comporta, e la base sociale residuale della sinistra. Dobbiamo abbandonare anche la base sociale residuale della sinistra, anche se molti di noi ne fanno parte. Dobbiamo dimenticare la passione per l'agilità, la semplificazione, dimenticare il comunicazionismo. Dobbiamo attraversare con pazienza un lavoro di montaggio di soggettività e diffusione delle loro visioni del mondo, un lavoro di interpretazione, rottura e identificazione delle questioni dirimenti per cambiarlo. Dobbiamo cioè creare anche una nuova costituente sociale. Per questo dobbiamo avere due cose: la pazienza delle discussioni molecolari, poi vedremo anche dove, come, insomma, e il coraggio delle pratiche di mobilitazione che siano federali, dirette, plurali, faccia a faccia nei luoghi periferici, man mano che avremo le gambe, naturalmente, perché lì servono gambe, braccia, facce, no? Soprattutto la prima cosa, quella che è più importante, quella senza la quale non stiamo facendo secondo me proprio nulla per spostare la freccia, è che dobbiamo lavorare per ricostruire socialità, oltrepassando da questa via l'individualismo liberale, richiamando la gioia di condividere obiettivi che oltrepassano la singola prospettiva di ciascuno, ricordare la gioia di essere per l'altro, questa formula hegeliana, ma insomma molto bella, ricostruendo le condizioni della libertà sociale che può scaturire solo dall'interno di una comunità integra. Purtroppo Andrea non è qui e non ci leggerà il pezzo del socialismo, ma il socialismo è principalmente questo, è una nuova antropologia, poi tutto il resto ne deriva.